forte terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito gli incendi in Australia, varcano i confini. Ho richiamato in servizio la Guardia Nazionale. I capi presi d'assalto hanno scosso i cittadini. Successo che un virus animale è diventato un male del coronavirus. Io resto a casa. Salve! Vi starete chiedendo sicuramente perché io da un giorno all'altro sia diventato un astronauta? E la risposta è molto semplice. Per creatività. Quando ero ancora sulla Terra, da parte vostra mi sono arrivati numerosissimi messaggi in cui mi ringraziavate per i contenuti, pochi anche contenuti, creati durante il periodo di quarantena. Questo perché nonostante si possa uscire, andare dai propri relativi, dai propri amici e perché no fare anche un po' di shopping, perché ormai i negozi sono quasi tutti aperti, c'è un sacco di gente che ha ancora un blackout mentale. È come se il loro cervello non riuscisse a processare il fatto di non essere più in quarantena e si sentono pesantemente bloccati, soprattutto a livello creativo. E non siete i soli, visto che io mi sono dovuto addirittura fare una gita fuori porta. Quindi quando ero ancora a casa mia ho preso la palla al balzo e vi ho chiesto una cosa su Instagram. Come fate voi a resettare la vostra creatività? Mettiamo caso che non ne ho idea, a causa di tipo, per esempio, una pandemia globale, siete bloccati a casa per 3 mesi di fila e ad un certo punto il vostro cervello si spegne completamente. Cosa fate? Può sembrare infantile e stupido, non è una presa in giro. Le canne. Semplice. Quindi questa sezione di video è stato un errore. Perfetto. Per quanto mi riguarda, credo che forzare l'ispirazione e la creatività a tornare sia un po' come quando si cerca di prendere sonno a forza, no? Molto spesso si ottiene l'effetto contrario. Ottima osservazione. Non forzare troppo la creatività e staccare da quello che fai per ricominciare freschi. Non è male, ma non tutti se lo possono permettere. Parlandoti da disegnatrice, non riuscire a disegnare quello che vorrei spesso mi fa crollare nello sconforto, quindi il mio modo più facile per uscirne è continuare a produrre, anche se inizialmente mi fa schifo. Prima o poi ne esco. Altra ottima osservazione, quindi se tu per la strada raggiungi un muro di mattoni invalicabile, puoi o andare via e aspettare che ti venga l'idea per sorpassarlo, oppure direttamente andarci a craniate contro per sbriciolare i mattoni, rischiando di sbriciolare il tuo cranio però. Io personalmente supero i miei blocchi sfondandomi di puntate di Griffin nel mio posto preferito. Ma dai, anche io! Però di solito metto qualcosa che ho già visto, che mi è familiare, probabilmente per rilassarmi completamente. Questo perché se non sei in pace con te stesso, soprattutto quando fai il lavoro a contatto con le persone, se ne accorgono. Io sono una pittrice e disegnatrice. Nel momento in cui ho un blocco particolarmente lungo, preferisco guardare alla mia interiorità emotiva e al periodo che sto vivendo. È incredibile la quantità di musicisti che mi abbia risposto. Ed è ancora più incredibile la quantità di persone che mi abbia dato la stessa risposta. Ciao Karim, io sono il basso elettrico. Quando non riesco a suonare, non suono, semplicemente ascolto tanta musica nuova. Quando mi rimetto sul basso, solitamente riesco sempre a cacciare fuori qualcosa di diverso e di creativo. Ciao! Pazza idea di far l'amore con lui. E funziona! Provandolo sulla mia pelle, in questo modo il mio cervello viene bombardato da 1000 stimoli diversi e almeno uno si attacca. Ed è ovvio che questa cosa può essere fatta anche non soltanto con la musica. Quanto riguarda per esempio la letteratura, ho affrontato generi e cose che non avrei mai pensato di leggere tipo anche 2 anni fa. Invece mi hanno aperto un nuovo mondo. Ma se tu invece sei un professionista, conosciuto in tutta Italia, che viene duramente colpito dal blackout, cosa fai? Ciao, io Toby.
Allora, per me la quarantena all'inizio è stata veramente deprimente. Per la prima volta mi sono stati prescritti degli psicofarmaci perché ero andato proprio in depressione e vivevo il mio lavoro come superfluo. E allora ho fatto proprio il pezzo Una voglia assurda e da lì è un po' ripartito tutto. Mi sono tolto anche la barba che mi ero lasciato crescere, sembrava che mi avessero liberato insieme a Silvia Romano. Sono tornato a credere nell'utilità di quello che faccio. Wow, il punto in cui si parla del fatto che a un certo punto il tuo cervello renda futile il lavoro che stai facendo da youtuber, mio Dio, colpisce a casa questa cosa. Ci sono anche metodi meno convenzionali, c'è chi per riacchiappare la creatività scava negli angoli più reconditi del cervello. Al liceo facevo architettura e quando avevo un blocco creativo pensavo a cose impossibili, tipo cascate che scorrono al contrario. O l'esatto opposto. Il mio metodo è ignorare completamente il problema. O magari fare quello che farebbe chiunque. E tutto viene registrato. Diciamo che mangio. E a proposito di mangiare. Ciao Karim, sono un cuoco e l'unico modo per resettare la tua creatività è andare in merda. Andare in merda. Ammetto di averlo dovuto cercare su internet. Andare in merda è un termine che significa la cucina non tiene il ritmo delle comande provenienti dalla sala. Quindi lasciarti sopraffare dal lavoro in modo che la pressione ti faccia scattare qualcosa e resettare in automatico la creatività. Non male. Ma cosa succede se sei un cuoco professionista e durante la quarantena scappi su YouTube? Non è stato facile trovare la concentrazione e l'ispirazione durante la quarantena, però il fatto di poter cucinare per tutti i miei fan, per le persone che mi seguono sui social, è stato veramente un momento molto stimolante e direi anche parecchio creativo. Quindi il fatto di cucinare dentro la cucina di casa è stato un momento bellissimo. Spero di aver accontentato tutti, spero così di aver dato un momento di serenità e tranquillità alla gente. Io mi sono divertito. E voi? Ora vi dirò una cosa abbastanza scioccante. Ho molta poca voglia di fare, ma questo non vuol assolutamente dire che io non abbia idee. Anzi, mi conosco, sono una grande procrastinatrice, quindi quando sono nel panico e non so che cosa fare in queste cose, butto tutto giù su carta. Io mi riempio di fogli su fogli, di liste su liste, così nel momento in cui non so invece cosa fare della mia vita, so già che avrò un sacco di progetti mai iniziati o mai finiti da poter andare a toccare. Tonnellate di appunti e tutti rigorosamente scritti a mano. Mi sono anche comprato un Surface perché volevo un portatile microscopico nello zaino e lo uso per prendere appunti a mano. Come un idiota. Ho cercato di tatuare, visto che sono in quest'ambito, qualcosa che non ho mai fatto prima. Quindi chissà, magari può esserti d'aiuto. Riattivare il cervello facendo all'improvviso cose nuove e diverse. Sì, l'ho fatto spesso. Quando mi capita per settimane che non riesco a disegnare, vado a vedere i miei vecchi disegni e li rifaccio con il mio nuovo stile, magari. Che potrebbe essere ugualmente stimolante se non fai lo youtuber di lavoro. Salve, sono Musa Karim, forse vi ricorderete di me per Penny Penny e Soffitair, e ogni anno rifaccio sempre gli stessi due video da capo perché sono andati bene una volta e quindi devo resettare la mia creatività. All'inizio del lockdown ho approfittato per allontanarmi comunque dal telefono e dare molto più spazio comunque a idee, progetti a cui prima magari non sarei riuscita a dare lo stesso peso. E pulire tutti i giorni devo dire che ha aiutato tantissimo. Il trasloco nella casa nuova è stato stimolante, anch'io ho pulito un sacco e non ho ancora finito. Poi magari sei in quei momenti bui, in piena quarantena, dove hai voglia di chiamare un tuo amico, ci parli e partono quelle domande che soltanto tra amici potresti mai fare perché non avresti mai il coraggio di farle in pubblico, tipo: ma la quarantena, no? Come l'affronta un pilota di MotoGP? Era una domenica quando ci hanno annunciato che la gara sarebbe stata annullata e che quindi saremmo probabilmente entrati in quarantena. Infatti poi il giorno dopo siamo entrati in quarantena, quindi è stato un momento un po' difficile, ma in ogni caso la situazione era abbastanza critica, difficile per tutti. Ho iniziato a giocare un po' di più con i simulatori, anche perché è una mia passione, e niente, questa è stata la mia esperienza durante la quarantena. E purtroppo la soluzione a tutti questi problemi non c'è, perché soltanto tu
puoi sapere come funziona il tuo cervello. E l'unico modo per fare ciò è conoscere perfettamente se stessi e provare tutti i metodi e vedere qual è quello migliore per noi. Quando mi accorgo di essere in un periodo di poca ispirazione, di solito la prima cosa che cerco di fare è non prendermela con me stesso. Di solito quello che cerco di fare invece è togliermi dal contesto in cui sto lavorando. Quindi quando lavoravo al primo libro, per esempio, e ho raggiunto un punto buio in cui non trovavo ispirazione, sono andato a visitare una miniera in Sardegna. Ed è proprio la sensazione, no, di meraviglia che ti infondi facendo nuove esperienze che poi puoi riversare in qualcosa di diverso. Per esempio, se dovessi avere un nuovo blocco, sarebbe bellissimo poter andare sulla Luna e vedere lì tutto quanto. Vedere un paesaggio come la Luna sarebbe stupendo per avere ispirazione. Minus 5, 4, 3, 2, 1. I am the passenger, and I ride through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. Ed eccomi qui. Dopo tutto questo tempo che ho passato su internet, non ho mai autoanalizzato il perché mi piaccia fare determinate cose. Qual è la scintilla che fa scoppiare la mia di creatività? Ed è veramente più semplice del previsto. Se io vedo, sento o leggo una cosa e poi immediatamente ho il bisogno di raccontarla a qualcuno, quella è la mia scintilla. E parlo di qualsiasi cosa, anche la più piccola. Ma sta cosa l'ho detto un milione di volte, avrete due palle tanto. Ma la successiva domanda per analizzare il mio cervello è: sì, ma perché? Perché quella è la scintilla? Steven Spielberg dice che le idee per i film gli arrivano quando il cielo gli cade in testa. Il signor Steven è chiaramente un uomo con problemi, ma ho capito il punto. E per capirlo insieme, non possiamo farlo qua. Dobbiamo andare da una parte. Tenetevi forte. I'm a rockin' man. Rockin' man, burning out his fuse up here alone. Eccola la mia scintilla. Nella maniera più assoluta, la cosa che mi piace di più da fare è analizzare in chiave comica, molto spesso, tutto quello che la realtà mi tira in faccia qua in fronte, proprio di spigolo. Perché il mondo che ci circonda nasconde ovunque molto più umorismo di quello che sembra. Ovviamente ho portato degli esempi. Terra, Natale 2019, mercatino dell'usato. Il mio occhio cade su un libro illustrato di una canzone di Giorgio Gaber. Torpedo blu. Immagino ci siano delle persone che traggano del giovamento dall'avere un libro illustrato di una singola canzone di Gaber in casa. Ma quello che più mi incuriosiva sulla copertina era questo. Nel CD canto io, con la faccia del signor Enzino Iacchetti. Apro il libro e trovo esattamente questo. Un CD di Torpedo blu interpretata da Enzo Iacchetti. Quante cose a caso tutte insieme, pensa il mio lato analitico. Mio pensa al lato emotivo. E le persone meno informate potrebbero pensare: ma come? Enzo Iacchetti, quello di Striscia la Notizia, Belandi Besughi, si mette a fare le reinterpretazioni di Gaber? Ma come si permette questo qui? Dovrebbero denunciarlo. Chieda scusa a Gaber. Ed infatti l'album di cover di Gaber cantato da Iacchetti si chiama Chiedo scusa al signor Gaber. Questa è la mia scintilla. Queste sono le cose per cui vale veramente la pena vivere, cazzo. Ma questo non spiega il perché a me provochi giubilo analizzare ironicamente e analiticamente le cose della vita. Ed è sempre un'analisi che deride quello che sto analizzando. Può essere fatto in modo più leggero e simpatico, come nel caso del signor Mark Holberg, o più pesante e critico, ma sempre una forma di derisione rimane. Vi faccio un altro esempio, visto che siamo nello spazio. È uscito un libro di Samantha Cristoforetti. Tralasciando lo stile cartoon, che può piacere o non piacere, io mi sono soffermato su di lei
è il fatto che il casco della sua tuta sia palesemente finto e rende il tutto molto sbagliato da vedere, è tutto asimmetrico, è tutto sproporzionato per ragioni che non riesco bene a comprendere perché non sono un disegnatore. E questo mio lato analitico che crea la scintilla della creatività, vedendo quel casco palesemente finto, mi dice: guarda che quella non è Samantha Cristoforetti, è Sally di SpongeBob. Ed è così che nella mia vita, in un pomeriggio, riesco a intersecare l'universo di SpongeBob e l'universo di Samantha Cristoforetti. E non è facile vivere in queste condizioni. Ma dopo tutto questo tempo ho finalmente trovato la singola parola che descrive questo processo. Schadenfreude. Schadenfreude è una parola tedesca che significa letteralmente gioire per le disgrazie altrui. Ed è perfetta. Ovviamente la Schadenfreude racchiude a 360 gradi il gioire delle disgrazie altrui. Come prima, magari un pochino più leggero in modo ironico, magari un pochino più pesante da sadomasochista. C'è un bellissimo libro sulla Schadenfreude che si chiama Schadenfreude, la gioia per le disgrazie altrui, che descrive perfettamente cosa significa. E fa un sacco di esempi. Giapponesi in calzamaglia in un gioco televisivo tentano di scalare uno scivolo gonfiabile e continuano a cascare uno sull'altro. Questa da torinese è proprio mia. Quando gli scoiattoli nel mio giardino dimenticano dove hanno seppellito le noci. Politico twitta foto del suo pene eretto per sbaglio. E la Schadenfreude è la linfa vitale del mio canale. E sono tutte le sfumature. Le recensioni sono Schadenfreude. Mostarda è Schadenfreude. Pausa è Schadenfreude. Late show è Schadenfreude. Perché la gente, anche solo un pochino magari, gode nel veder descritti i fallimenti altrui. Nel libro viene descritto un piccolo esperimento fatto nel 2015 in un laboratorio di Würzburg in Germania. Partita Germania-Olanda. 32 tifosi di calcio accettano di farsi applicare sul volto dei sensori per l'elettromiografia. Praticamente viene tenuta traccia delle loro smorfie facciali e dei loro sorrisi. Alla fine della partita è saltato fuori che i tedeschi sorridevano molto più velocemente e molto più a lungo quando erano gli olandesi a sbagliare piuttosto che quando erano i tedeschi a segnare. Ma guarda un po'. E se volete un esempio ancora più semplice, banalmente basta guardare la copertina del libro. È piena di bucce di banana, perché non c'è niente più Schadenfreude di un uomo che scivola sulla buccia di banana e cade per terra e si fa male. Quella è la descrizione dei contenuti che adoro fare. Ho già in mente il video con cui andrò in pensione. Compilation di 10 ore con in sottofondo musica lo-fi per studio e coffee di Shy di Breaking Italy che scivola su una buccia di banana in loop. E quel video sarà sponsorizzato da Raid Shadow Legend. E a proposito di Schadenfreude e di film orrendi, prima di andare via vorrei parlarvi di una cosa. C'è un film che è incredibile che la gente non ne parli mai da nessuna parte. Cioè, ne parlano, ma è come se la gente lo avesse assimilato e l'avesse fatto sparire dalla propria memoria, che è letteralmente la produzione più brutta mai fatta in Italia. Il film è Arrapao e sono sicuro che appena ho detto il titolo si è risvegliato qualcosa in alcune delle persone, qualcosa nel retro del cervello, qualcosa nella memoria che ha detto: merda, Arrapao, me ne ero completamente dimenticato. Esattamente. È lunga a spiegare la produzione di Arrapao con gli Squallor, con il regista Ciro Ippolito. È una parodia di Rapa Nui, quindi immaginate il contesto in cui si succedono sketch e battute. Non so, io non... Dovete guardarlo. Io ho comprato addirittura il DVD, ne vale la pena. Questo film è un cult per svariate ragioni, ma soprattutto per il regista Ciro Ippolito. Ciro Ippolito sicuramente lo ricorderete per quel capolavoro dell'immondizia che è Alien 2 sulla Terra. E il signor Ciro ha scritto un libro in cui spiega molte cose sia di Arrapao che di Alien 2. Si chiama Un napoletano ad Hollywood ed è il libro più divertente dell'anno. Un'autobiografia. Ma ci sono 4 righe che mi stanno particolarmente a cuore e ve le vorrei leggere. Va da sé che, senza un appoggio finanziario solido, il progetto lo devo realizzare in grande economia, ma per me questa non è una difficoltà. Anzi, la faccio diventare la chiave comica del film, la più divertente. E porca di una puttana, ditemi se queste 4 righe non sono la descrizione perfetta di questo canale. Ma non solo si sente la Schadenfreude nei suoi film, non solo si sente la Schadenfreude nel suo libro, ma si sente anche nella copertina, perché l'H di un napoletano a Hollywood è quella di Anna Montana. E no, non si sono ispirati. È esattamente la stessa. E dopo tutti questi anni di autoanalisi, aver finalmente capito anche grazie a voi il funzionamento
della mia persona e del mio cervello, sono finalmente riuscito a raggiungere un grande obiettivo personale. Quindi, se mi volete seguire un'ultima volta, ci meritiamo un premio. Wow, è stupenda. Cazzo, quanto sei bella. Lo so che non è un periodo proprio roseo per la Terra e so anche che di solito finisco i miei video in modo molto molto negativo, però questa volta preferirei di no. Questa volta è forse meglio di no per tutti quanti. Quindi, beh, è ora di tornare a casa.